tutti, ve l'avevo detto, il tempo di passare da un programma all'altro. Stavo riorganizzandomi anche un pochino la scrivania, come sempre, ma insomma qualche minuto ci vuole. Insomma, intanto io vi aspetto. Vi aspetto. Allora, quindi ripetiamo che cosa volevo far vedere con voi oggi. Adesso vi giro, ve lo faccio vedere. La pittura con... Ah, devo prendermi le tempere alimentari. Adesso le prendiamo. Vi ricordo la Dada Tazza disponibile. Ce n'è soltanto una disponibile, quindi affrettatevi, mi raccomando. E vi giro, così possiamo cominciare. Il corso online www.bimagenta.it, corso pittura disponibile, non ha scadenza, potete vederlo quando volete, in offerta fino alla mezzanotte di domenica, quindi anche lì non lasciatevi scappare l'occasione. Allora, intanto vi giro, così possiamo vedere, ecco qua, no, quello era un corso, era un altro corso, quindi non c'entrava niente. Ecco. Come vedete, qui potete vedere due diverse varianti, ok? Questa mi piace molto, è molto lineare, molto semplice. Semplicemente dei, chiamiamoli così, cespugli. In questo caso abbiamo fatto un qualcosa di un pochino più, mi viene da dire elaborato, ma in realtà è molto 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 semplice. Il senso di questa della diretta di oggi, aspettate che li sposto così li potete vedere tutte e due. Il senso di questa diretta di oggi qual è? Siccome c'è questo famigerato pennello a ventaglio che ora mi sto andando a recuperare, ok, che ovviamente trovate su www.bmagenta.it, fa parte della categoria del kit special painting, che spesso ci si chiede a che cosa possa servire. E quello che io volevo farvi vedere erano le diverse possibili, i diversi possibili utilizzi di questo pennello. Allora, ci prendiamo ovviamente della pasta di zucchero, ok? Pasta di zucchero, tempera alimentare verde, bipainting verde, ok? Vi ricordo sempre una ciotolina con un pochino d'acqua e dello Scottex, della carta da cucina. Che cosa facciamo? Andiamo. Ora io uso diciamo così, il tappo perché è abbastanza sporco. Ecco, dalla regia come al solito mi hanno acceso la luce perché me la sono come sempre dimenticata. Allora, abbiamo intinto il pennello nella tempera. Dobbiamo stare attenti perché il pennello leggero leggero, ma un pochino di curvatura la ha. Quindi dobbiamo decidere da quale delle due parti vogliamo utilizzare il pennello. Allora, partiamo. Qua c'è un bisturi, se non mi voglio tagliare, meglio che lo sposti. Allora, partiamo dal centro e cominciamo, vedete, a fare dei movimenti di questo tipo. Andiamo a picchiettare con il pennello dando una curvatura. Riprendiamo un po' di tempera e nuovamente così. Poi giriamo il pennello e facciamo la stessa cosa dall'altra parte, così. È molto semplice, è veramente semplicissimo. Non ho girato il pennello, ok. Così. Mi raccomando, non dovete strusciare, dovete soltanto appunto picchiettare. Se prendete più colore, vi verranno diciamo così, dei segni più scuri e ci va benissimo. Così. Ne facciamo un altro in questo modo. Ok, partite sempre dal centro, dallo stesso punto, no? E poi vi andate ad allargare come se fosse, come, non è una felce, è proprio un cespuglio. Ok, prendiamo del colore più scuro e ripetiamo così. È un lavoro molto, ripeto, molto semplice. Dovete stare attente a non strusciare, perché se strusciate non otterrete
questo effetto, ok? Quello che dovete fare è picchiettare così, in questo modo. Ripeto, è veramente semplicissimo. Una volta fatto questo, sempre con la tempera, prendete, inumidite un pochino il pennello e dal basso, ve lo ricordate questa cosa, l'avevamo già fatta? Andate verso dal basso verso l'alto, ribagniamo un po' il pennello e ricominciamo. Bagniamo il pennello, ricordate perché? Perché in questo caso vogliamo rendere la tempera un pochino più fluida. In questo caso, per fare dei ciuffi singoli, mettete il pennello in questo modo di taglio invece che piatto. Ok, quindi così. Ecco, forse qua un po' esagerato. Succede sempre. Ora, diciamo così, mi viene da chiamarlo segreto, ma in realtà non è che proprio è un segreto, però quando parliamo di disegni così semplici come questo, quello su cui secondo me dovete più che altro giocare non è tanto un discorso sì di tecnica, ma più che di tecnica, secondo me dovete giocare con le sfumature di colore, perché poi sono quelle che vi danno la particolarità del disegno. Quindi, che cosa facciamo? Ci prendiamo la tempera gialla. Vabbè, io ora ho la carta stagnola, non ho neanche un piattino, ma va benissimo lo stesso. Con uno stuzzicadente ci prendiamo un pochino di tempera gialla e la andiamo a posizionare sulla stagnola. Poi, con il pennello, sempre leggermente inumidito, non stiamo neanche a pulirlo dal verde, non è necessario pulire il pennello dalla tempera verde, anzi, facciamo così, creiamo una colorazione un pochino più intermedia e ricominciamo a fare quello che abbiamo fatto prima, quindi il picchiettamento in questo modo. Ok, di nuovo un po' di acqua, inumidiamo se lo riteniamo necessario, giriamo il pennello e andiamo a picchiettare in questo modo, così di nuovo. Ok, si comincia sempre dal colore scuro e si va poi a schiarire. Stessa cosa dall'altra parte, guardate già come sta cambiando. Quindi così. Ok. Poi è chiaro che potete metterci il colore che preferite, ok? Non è che avete dei. Io le ho fatte verde, ma se foste per dire in autunno potreste farlo anche nei toni del giallo, marrone, dell'arancione, del rosso, verrebbe sicuramente molto bene. Ah, ugualmente andiamo a fare ancora un po' di erbetta, perché anche in questo caso comunque giocare con un po' di sfumatura, di nuance di colore diversa, sicuramente può essere interessante. Più che altro rendiamo sicuramente più dettagliato un disegno che è veramente molto semplice. Io trovo che sia una decorazione estremamente di effetto, no? Di impatto visivo. Però è molto semplice, io mi immagino una bella torta a tema primaverile, tema estivo, tutta così, sicuramente fa la sua figura. Però, ripeto, per non renderla banale, secondo me dobbiamo giocare con le nuance di colore diverse. Una volta che abbiamo fatto il chiaro, riprendiamo diciamo, la tempera verde. Cioè soltanto tempera verde, quindi una tonalità più scura. Vedete come viene bello scuro? E ripassiamo di nuovo.
Dovete giocare un po', ripeto, non è che c'è, non esiste una regola, ok? Tempo fa una ragazza si arrabbiò e mi disse, vabbè, ma se non ci sono regole, non ci sono perché esiste quello che viene definito il gusto personale, no? E secondo me il gusto personale è fondamentale, quindi siete voi che decidete quanto vi piace quando fermarvi. Io poi sono una che adora i contrasti forti, quindi tendo ad andare avanti fino a che non ho ottenuto un bel contrasto chiaro, chiaro scuro, no? E questo è quanto. Come potete vedere, è veramente molto, 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 molto semplice. Poi riandiamo ancora un po', volendo, con il chiaro e continuate. Ora io mi sono alzata molto, no? Quindi qui ho pochissimo spazio. Quello che vi volevo far vedere era la possibilità di ricreare anche il cielo sempre con lo stesso pennello, senza bisogno di cambiare ulteriormente il pennello. Ripeto, non ho abbastanza spazio, ci posso provare. Prendiamo la tempera ciano, ovviamente, che dovrebbe essere questa, se non sbaglio. No, questa è la Blue Navy. Allora, dove ce l'ho la tempera ciano? Ce l'avevo, l'ho usata prima. Ah, eccola qua. Tempera ciano. Ripuliamo bene questa volta invece, sì, il nostro pennello. Ok? E se per fare l'erba ci siamo mossi e per fare diciamo così, il cespuglio ci siamo mossi in verticale, per quel che riguarda invece il cielo ci muoveremo in orizzontale, quindi in questo modo semplicemente creiamo proprio, vedete le linee, poi potete farlo sia di taglio che di piatto, è indifferente. A me piace di taglio, vengono più, tanto il colore comunque viene, vedete? E poi man mano che andiamo a scaricare, ok? Facciamo così sui bordi, perché non possiamo adesso andare a colorare anche internamente, avremmo dovuto farlo ovviamente prima, no? Però pian piano possiamo creare un po' di sfumature, ecco qua. Anche qua al centro. Il lavoro e il gioco è fatto. Per creare, ad esempio, i fiorellini rosa, semplicemente come abbiamo fatto per i cespugli, con la tempera bianca e la tempera magenta andiamo a creare i puntini, a tamponare sempre con il pennello, diciamo a ventaglio, e andiamo a ricreare una fioritura, diciamo così, del cespuglio, come abbiamo fatto in questo caso. Aspettate che ora vi giro. Oggi è stata semplice, è stata veloce, però mi piaceva l'idea di farvi vedere anche questo metodo di utilizzo del pennellino. Questo è quello che abbiamo realizzato. Come avete visto, ci abbiamo messo pochissimo, cioè credo 10 minuti, forse neanche. E ripeto, voi immaginatevela su una torta. È una tecnica talmente veloce che potete utilizzare anche su una torta vera, perché una volta fasciata la torta la tirate fuori e in 2 minuti avete realizzato tutto il bordo torta senza nessuna difficoltà. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti, messaggio privato, quello che volete, cosa vi piacerebbe vedere nelle prossime dirette. Avevo promesso a qualcuno di far vedere come sfumare un viso con l'aerografo. Devo riuscire ad organizzarmi in questo senso. Vi ricordo la promo di oggi.
sul nostro sito www.bimagenta.it potete acquistare a un prezzo promozionale fino a domenica a mezzanotte il nostro corso online pittura. Quindi andate a dare un'occhiata a www.bimagenta.it, tastino in alto corsi online, corso pittura. Vi ricordo, il corso non scade, potete acquistarlo oggi e vederlo fra 6 mesi, fra un anno, non c'è nessun problema. Il corso rimane sempre lì e potete vederlo quante volte volete, senza nessuna scadenza. Vi ricordo ancora una volta la mia data tazza, unico pezzo, unico disponibile, quasi pronta per voi. Se vi interessa, mi raccomando, scrivetemi per aggiudicarvela, perché ce n'è. Ciao, buon weekend!